Ha iniziato a provare fastidio agli occhi, affaticamento e bruciore, quindi ha deciso di andare dall'oculista. Le sono state prescritte delle gocce di collirio, occhiali e una diagnosi di secchezza oculare. Sembrava una situazione gestibile, ma i sintomi non miglioravano. Anzi, col tempo la situazione è peggiorata al punto che la giovane mamma di 22 anni ha avuto difficoltà ad aprire un occhio. A quel punto è stata ricoverata in ospedale, dove è arrivata la notizia sconvolgente. Le è stato diagnosticato un tumore al cervello con una prognosi di pochi mesi di vita. «Mi hanno detto che la mia aspettativa di vita è di 12 mesi», spiega Rachel Barnes a Brain Tumor Research. «Ma i sintomi erano presenti già da 8 mesi. Non mi aspettavo una notizia così grave. Speravo di avere più tempo. È stato un colpo durissimo. Mi sono sentita crollare». I primi segnali di allarme sono comparsi a marzo 2023, quando ha iniziato a soffrire di forti mal di testa e una pressione persistente. Inizialmente, l'oculista aveva diagnosticato secchezza oculare e doppia miopia, prescrivendo collirio e occhiali. «Gli occhiali mi causavano vertigini», racconta la giovane, «e la mia vista continuava a peggiorare, al punto che rischiavo attraversando la strada a causa di un punto cieco sulla destra. Non potevo più portare mia figlia a passeggio da sola, per paura di metterla in pericolo». Rachel aveva sottovalutato i suoi sintomi, aspettando troppo a chiedere aiuto. La diagnosi di tumore è arrivata a maggio 2024, dopo un ricovero in pronto soccorso. A causa della posizione della massa tumorale, i medici le hanno spiegato che non è possibile operare. Così sono iniziate le terapie, 58 cicli di radioterapia, di cui 30 al cervello e 28 al midollo spinale. «A volte mi sveglio e non riesco a muovere le gambe», racconta la 22enne. «Il dolore è così forte che piango per ore. Il mio compagno, Robert, deve prendersi cura di nostra figlia da solo, e questo mi fa sentire inutile. Come se mi fosse stata tolta la gioia di essere madre. Alcuni giorni riesco a camminare e a prendere in braccio Raya. Spero solo di avere quanti più giorni felici possibile con la mia famiglia. Non sono pronta a lasciarli. Non vedrò mai la mia piccola crescere e questo mi spezza il cuore. Ma l'idea di accompagnarla a scuola per il suo primo giorno mi dà la forza di andare avanti ogni mattina». Rachel e la sua famiglia hanno avviato una raccolta fondi per poter accedere a una terapia sperimentale, la medicina ONC-201, con l'obiettivo di allungare la sua aspettativa di vita. Sono già a metà strada nel raggiungimento dei $150.000 necessari. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.